I think it's time for me to spread my wings. I'm trying to move my family on to better things. Growing all my life I really found out what it means. Ci troviamo al Bastard Store o alla Convert, che è l'headquarter di Bastard. Questo marchio italiano nato da un po' di ragazzi milanesi e non, Max Bonassi, Claudio Bernardini e io, nel 93-94, poi Andrea Vecchi, Anna Pirola hanno fatto grande questa company, che tuttora vive, sopravvive e combatte in questo mondo di crisi. Poi nel 2008 finalmente siamo riusciti a comprarci questa sede, diciamo un fiore all'occhiello della Milano dell'architettura, architettura che è ricavata da un palazzo, cioè questo qua era un cinema anni 50, l'architetto che disegnò questo cinema era un architetto abbastanza famoso, si chiama Cavallè, è stato anche colui che ha disegnato il primo skate park per un contest in Italia, è una roba molto carina, abbiamo scoperto poi. Le nostre esigenze erano quelle di avere uno spazio dove poter lavorare, ma anche in quanto tutti skater appunto volevamo, sai, un posto anche dove dovevamo skateare, metterci una rampa, qualcosa, grazie all'amico architetto Lorenzo Pini di Studio Metrico. Abbiamo trovato questo posto e nel 2009 questo posto è stato premiato come Building of the Year da Art Daily, che è uno dei siti più importanti di architettura a livello mondiale. Tantissimi skater tra i più famosi del mondo, Tony Hawk, Zoe Caballero, Jamie Thomas, cioè veramente sono passati qua tutti a skatearlo, a vederlo, e anche questo ci riempie d'orgoglio. Questa libreria è un pezzo veramente bello di questa company. Innanzitutto, vabbè, è dipinta da Zamok, che è un artista molto molto figo, è ormai un artista internazionale, un ragazzo di Modena veramente bravo, che ha dipinto in tutto il mondo ed è venuto qua, ci ha dedicato questo pezzo. Questa libreria è ricavata con i ritagli della Ball. Qua c'è proprio tutta la storia del nostro mondo dall'anno zero, visto che senza farsi modesti, i ragazzi di Bastard sono tra i fautori della scena italiana dello skateboard e dello snowboard, sono stati tra i primi quelli a costruire rampe, a fare eventi, quindi insomma, e c'è un po' tutta la storia, abbiamo, non so, guarda, tipo, non so, XXX, abbiamo veramente tutte le riviste possibili e immaginabili che sono uscite in Italia, insomma c'è un sacco di roba. Qua c'è Tavola di Tony Hawk, Giorgio Zattoni, il team Cliché quando è stato qua, Geremia, un sacco di gente è passato a trovarci e è stato bellissimo. Questa è la grafica che abbiamo fatto per l'occasione, quando sono venuti i Suicidal Tendencies. Doveva essere un ritrovo per i fan più accaniti, diciamo, di firma di autografi prima del concerto che dovevamo fare al Live di Trezzo. E invece poi quando sono arrivati sono presi talmente bene dallo spazio e da Claudio, così, che non solo hanno girato il videoclip di un loro pezzo, è nata una collaborazione che ha fatto sì che Bastard facesse una linea che ci sta ad attendersi in combinazione. Vi faccio vedere anche la Ball. Tutto è iniziato tantissimi anni fa oramai, avevo 13 anni, mio fratello giocava a football americano e mi piaceva molto questa roba qua fisica di scontrarsi eccetera eccetera. Ho iniziato a giocare anch'io e per fortuna il football americano mi ha regalato moltissimo nella vita.
due anni fa mi sono ritirato dopo 32 anni di onorata carriera, mi sono ritirato e quest'anno ho iniziato ad allenare una squadra a Bolzano che si chiamano Giants. Vinceremo il campionato sicuramente. Contemporaneamente, essendo un metallaro, all'epoca viaggiavo con questi miei amici metallari, andavamo a vedere i concerti, che all'epoca erano tanti. C'era questo posto che si chiama Leoncavallo, che c'è ancora, ma era da un'altra parte, proprio in via Leoncavallo, dove c'erano un sacco di concerti, gruppi hardcore americani, certi che arrivavano, certi che arrivavano con lo skate. Ho iniziato a skateare anche nella mia città, che è Bergamo. Grazie a Max Mameli, che tuttora skata, si è iniziato un po' tutta sta roba qua dello skateboarding a Bergamo e io, sai, ero un po' grosso per essere uno che va con lo skate. Di solito gli skater sono piccolini, da lì mi chiamano grosso perché ero un po' fisico, diciamo, inusuale. Da lì, dallo skate, si è iniziato ad andare alle prime manifestazioni. Io chiaramente, come i miei amici, non avevamo una lira e dovevamo inventarci qualcosa per pagarci, diciamo, il fatto di andare agli eventi, no? Che erano qua e là per l'Italia, varie demo, vari contest, così me la cavavo meglio con un microfono in mano anziché skateando. È iniziato tutto per scherzo. Da lì poi mi sono spostato, diciamo, a fare lo speaker poi alle gare di snowboard, dove c'era qualche soldo in più, perché lo snowboard era un, diciamo, a fine anni 80 era proprio una disciplina che stava crescendo. E allora anche lì mi chiamarono fare lo speaker, da lì ho iniziato a fare lo speaker anche alle gare di snowboard e tuttora lo faccio. È stata e è una cosa molto bella perché mi tiene a contatto con la gente che ha le mie stesse passioni, no? Perché comunque sono cose di passione. E inizio anni 90 abbiamo iniziato a costruire qualcosa ed è nata poi, vabbè, la Bastard nel 94 e tuttora è in vita. Appunto, io non ne faccio più parte, ma il mio cuore sì, è sempre qua. Ultimamente sto lavorando a un progetto molto bello che mi coinvolge in prima persona, perché, diciamo, è stata un'idea di me e Marco Bonfiglio. Marco Bonfiglio è un ragazzo che lavora in Red Bull e ci siamo l'anno scorso inventati la Skate Week, che è, sai, a Milano, diciamo, cioè la settimana della moda, la settimana del design, la settimana del mobile, la settimana di questo e quell'altro. Facciamo la settimana dello skateboard. Una settimana di proprio intensa di skateboarding, dalla gara di downhill con Santa Cruz, dalla montagnetta di San Siro, però vestiti da trash in Corsa al Massacro, che è stata una figata, una gara di street con DC, appunto una gara di ball con 10.000 euro di montepremi. Siamo riusciti non solo a fare dei contest, ma anche a fare un po' di cultura, che è quello che mi interessava molto, ma era anche proprio spingere lo skateboard a tutti i livelli. Siamo riusciti, grazie a Canon, a Bea Sugliani, a un sacco di fotografi, quasi tutti quelli della scena dello skate italiana dall'anno zero ai giorni nostri, siamo riusciti a contattarli tutti. Pochissimi ci hanno rimbalzato, purtroppo, comunque, però quasi tutti hanno accettato, ci hanno dato tre foto a testa. Abbiamo fatto una mostra bellissima, devo dire che sono molto orgoglioso anche di questo. Mi piace sognare, alla fine ogni tanto riesco anche a realizzare i sogni, quindi va bene. Il futuro lo vedo un po' diverso, nel senso che chissà, tra qualche anno magari sarò in giro a raccontare i miei viaggi sulla Luna.